Ciao ragazzi! Buongiorno! Buon pomeriggio! Buon pomeriggio, non siamo in redazione come al solito oggi, siamo da Halifax, qua c'è un po' di eco. Un po' tanto di eco! Perché non abbiamo messo sui i microfoni, quindi non ci sentirete benissimo, stiamo usando il microfono diretto da webcam per giocare a Street Fighter 5. Yes! Gran figata, nel senso che siamo qui a giocare con quella che è la build con quasi tutti i personaggi bloccati, tranne l'ultimo che devono presentare, che si vocifera. Mi dicono doppio audio, quindi posso... C'è rimasto qualcosa di aperto? Probabilmente sì, ragazzi. No, non c'è niente di aperto. C'è nessun doppio audio. Hai due cose aperte. Musica troppo alta, questa la passiamo. Nessun problema. Ok, via. Ecco fatto, perfetto. Allora, abbiamo Street Fighter 5, questa è la build con quasi tutti i personaggi. No, audio dopo. Ho capito. No, colpa sua, infatti. Ah. Dicevo, appunto, venite con questo tipo di personaggi, l'ultimo che rimane si vocifera si chiama Xenoxin, siamo completamente cinese ma non si è ancora visto. C'è la casellina in basso a destra che manca. Questo qui è l'ultimo che manca, 6 che sono già stati in realtà svelati, sono in arrivo l'anno prossimo, in 2 mesi. Sì. Fondamentalmente. Cosa succede? Succede che oggi lo giochiamo, la CPU è settata in hard, quindi mi farà abbastanza il culo, perché io... Le ha buscate fino adesso. Le ho buscate fino adesso, non sempre, ma le ho buscate, perché comunque il gioco ha una CPU abbastanza di quelle cattive e i personaggi non li so usare, perché io la beta non l'ho potuto giocare molto a lungo, ma vi farò vedere comunque i personaggi nuovi. Vai. Partendo da Dalshim, che è quello più nuovo di tutti. Quindi partiamo appunto con Dalshim, giochiamo... A cui è cresciuta la barba. La barba, esatto, cosa che lo rende molto più apprezzabile, contro il buon Zangief. L'eco c'è, ragazzi, perché c'è eco nella stanza. Chiuso, esatto, quindi purtroppo l'audio è quello che è, voi godetevi il gioco, cercando di spiegarvelo, tollerate l'eco, purtroppo non abbiamo potuto settare l'audio molto meglio, perché ricordiamo, oggi siamo ospiti, non siamo con le nostre solite potenti mezzi e cose varie. Speravo che fosse nella stanza grande dove ci mettono di solito. Ma purtroppo no, c'è l'eco, ci tocca anche mantenerlo. Ma comunque, Dalshim è un personaggio che è cambiato moltissimo in questo gioco rispetto al solito. Adesso il suo proiettile, come vedete, è un arco. Però è un personaggio sempre piuttosto forte dalla lunga distanza, cioè dovete cercare di tenere a distanza l'avversario, tanto che mi sta già spaccando le chiappette. Stai giocando in Russia, allora vedo che come sempre gli stereotipi russi non ci sono in questo gioco, cioè un orso maestrale, esatto. La matrioska su cui c'è uno che balla il tipico ballo dei colpi, esatto. Dei cosacchi. Vedete che il proiettile di Zangief è un anti-air. E che ha un teleport che però non è safe, cioè se ti becchi, se lo sbagli, sei fregato. Zangief adesso mi ammazzerà perché mi ha fatto il culo, avrei voluto fare vedere qualcosa di più, ma mentre parlavo non mi sono neanche concentrato sul gioco. Comunque adesso ci riprovo. Dalshim è un personaggio estremamente lento, è un personaggio estremamente lento, è cambiato tantissimo, non è super forte per quanto mi riguarda il suo gioco, è... Disse prima di farsi spezzare l'osso del collo. No, non è fortissimo, però ha mosse comunque molto vicine alle sue mosse solite. Ha questa cosa qua, cioè fluttua in aria. E il suo V-trigger è abbastanza utile contro Zangief, perché come vedete è un dot. Cioè se Zangief rimane lì, si piglia danni a bizzeffe. E l'unica cosa che non riesce a evitare l'IA, se la becca sempre tutta e quindi la sparo in faccia. Questo è un anti-air, efficace, esattamente come il proiettile. No, caro Filippo, pettinato non c'è. Non c'è, avremmo voluto giocarci contro. Volevamo sfidarlo, ma avrei fatto una figura nettamente meno magra. Ha attivato il V-trigger, Zangief fa una sorta di armor quando lo fa e non è assolutamente bello da sfidare. Questa è la mia super, che ho sbagliato malamente perché non mi ricordavo che era in arco. Quindi veramente l'ho sparata di là e lui mi ha spaccato. Zangief, quando attiva il V-trigger, attiva questa sorta di armor e ha la possibilità di tirarti a sé con questa mossa qua. È molto forte come personaggio Zangief in Street Fighter 5. Ok. Questo appunto però era Dalshim. Dalshim, come ho detto, è una sorta di zoner, ha questi proiettili ad arco un po' strani, va sfruttato furbescamente, cioè teletrasportandosi in giro. Da me chiaramente non vedrete grandi numeri, ma chi lo sa usare è in grado di utilizzarlo con delle bombettine da vicino e altra roba. Vi faccio vedere Vega. A proposito di Dalshim, ci hanno segnalato di andare sulla pagina di Halifax Italia a vedere una versione cosplay di una signora Dalshim che merita molto, perché è anche un bel cosplay.
Vega è molto forte in questo gioco, non è più un charge character, adesso è un personaggio normale. Zangief è molto simile, ha sempre i 360 e cose varie. Vega ha adesso i quarti di luna, quindi non ha più non è più un charge character, è un personaggio cambiato molto con due stili diversi, un range della Madonna, un danno della Madonna, che può fare delle combo incredibili, che io personalmente, come ho detto, non avendo giocato molto al gioco, non so fare molto bene, però a poking e robe varie è sempre cattivissimo, toglie veramente molto tantoso, e ha un V-trigger davvero molto figo. Questa è, mi sembra che sia addirittura safe, non vorrei dire una cattata, non quella, quella non era safe. Poi ha i soliti trucchetti. Si gioca sempre nel stage qua, in questa... No, puoi sceglierlo, sono io che lo scelgo okay. Volte... No, facciamo vedere anche gli altri stage, allora sì. No. Vega è molto, molto pericoloso. Scomba come un dannato, è davvero cattivo. Aia, questo fa male. Purtroppo siamo in un posto senza tendine e questo esatto. Crea... Vedo se riesco a fargli... Ecco. L'ho preso. Ecco, il V-trigger di Vega è quella, lancia una rosa, che è un proiettile appunto, e toglie veramente tanto perché puoi attaccarla alle combo. Cioè se tu colpisci poi rosa, colpo in aria, puoi avanzare con delle combo e addirittura legarli da super. È una cosa veramente molto brutale. Vega è un personaggio davvero forte in questo gioco, mi piace un sacco. Giochiamo con il pad, ragazzi, non abbiamo, un arcade stick, no. Quindi ci tocca il pad. Vega ha sempre un range incredibile, può cambiare stile. Sul coso vedere se riesco a farli da super. No. Torna anche come si fa la super di Vega. Ho tolto, vedete che ho tolto la claw, posso farlo quando voglio per cambiare stile. Questa non la devo fare. Ah, questo neanche. Potrei provare ad attaccare uno dei microfoni già portato, non so se è una buona idea per vedere se migliora la cosa. Ah, cacchio, certo, lei è ex, quindi ho perso la possibilità di farla super. Ho perso anche la claw, che adesso mi limita tantissimo il range e mi rende tutto molto più pericoloso. Ma intanto riesco a migliorare l'audio. No, Vega non è più a carica, anzi, mi è cambiato molto. È stata tolta la carica, ma non da tutti i personaggi, perché Bison è ancora a carica. E insomma, quindi i charge characters ancora ci sono stati molto limitati perché questo è un gioco pensato per console in realtà, e la charge è una meccanica che va molto forte su arcade. Preso il range che si ritrova a Vega è veramente cattivello. Allora, io ho provato a recuperare un microfono. Vorrei vedere se la cosa funziona. Questa cosa qua torna dopo il primo attacco. Mi farà molto male, purtroppo toglie un bordello solo che ho preso. No, maledetto. Provo un attimo a cambiare il microfono, casomai poi te lo passo. Sì. Ditemi se si sente da schifo, casomai cambiamo. Ok. Forse... Vediamo un po'. Mamma mia. Allora. Cavolo. Come ho detto, l'IA è molto cattiva. È in hard e mena. Non so quante volte riuscirò a batterla, anche perché, come ho detto, non mi sono allenato moltissimo. Ma almeno vedete anche cosa sono in grado di fare i personaggi. Perché l'IA ha questa difficoltà, fa combo, fa cose, fa numeri che magari a me non vengono perché appunto non ho l'allenamento col gioco. Picchiano forte e mi sembra che sul CPU abbiano lavorato abbastanza bene, cosa abbastanza ovvia perché non so se ancora che contenuti avrà il gioco. Adesso voglio provare a prendere Rashid, che è l'altro personaggio nuovo. The Wind Rashid è un personaggio molto veloce, molto mobile, che fa un sacco di trucchetti interessanti legati ai calci, ai colpi, a raffica e alla combinazione. È davvero difficile da gestire. Cioè non è difficile usare, ma è difficile da gestire quando lo usa uno bravo. Allora, io adesso proverò a sostituire il microfono, vediamo che cosa succede. Speriamo che vada bene. Stai usando quello del computer adesso, no? Adesso sta usando quello della webcam. Prova a passare al computer, fatemi sapere in chat se le cose vanno un po' meglio. Credo che sia il default speaker. Sì, no, devo cambiare Realtek, vediamo se così va. Adorkin!
summoning a storm. Pace. Niente ragazzi, mi spiace, ci ho provato, ma ci abbiamo provato, ma non c'è stato verso. Purtroppo niente. Dobbiamo usare la webcam, lo sappiamo, l'audio non è granché, ma sfortunatamente non era lo spazio dove mi aspettavo, no. Di e non abbiamo spazio per montare la telecamera. Esatto, adesso proverò Rashid, che ha come via di questa cosa qua, cioè fondamentalmente ha un salto da cui può partire con varie manovre e questa specie anche di attacco abbastanza safe a tornado, che è molto pericoloso e gli permette di fare molti danni. Vedete che appunto va di gran velocità. Questo qua invece non è safe, ha un bel range, ha dei bei poke, è un buon personaggio offensivo. Ah, ho sbagliato. Oh. Lores è il mio redattore preferito, mi banni, dice Spottist. Sì, aspetta, non lo dice Spottist. Spottist, ah ok, ce la faccio adesso. No, me l'ha bloccato, maledetta. Volevo farvi vedere il tornado di Rashid, ma non è venuta. Questa volta non è venuta. No, non cade. Mi sono fatto vedere intorno. Immagino che questo spot ti sarà contento, visto che l'hai bannato. Sbannalo. Non posso perché gli ho dato il time out. Ah, 5 okay, minuti torna. Torna. Rashid è un bel personaggio. Statisticamente mi fa veramente cagare. Perché caro Nana Shikuri, gli indirizzi per contattarci li trovi sul sito internet. Ci sono in fondo la voce chi siamo. Ah ok, anche questa cosa qua, Rashid, che è carina, che è uno strano proiettile pseudo anti-air che ti blocca in avvicinamento. Mm-hmm. È una cosa molto interessante. È un personaggio che ha tanti metodi, obiettivamente, per fare male all'avversario. Sì. Uno dei più mobili del gioco ed è più divertente da usare, mi fa proprio solo cagare statisticamente perché è troppo banale. Cioè, investito da beduino del deserto con lo zaino da paracadutista e lo scouter da Super Saiyan, non lo rendono secondo me originale. Potevano fare un personaggio arabo per una volta originale, non l'hanno fatto, hanno voluto andare proprio sullo stereotipo spudorato del guerriero arabo. Secondo me potevano fare qualcosa di un po' più bellino, invece hanno fatto proprio un personaggio terra terra, che è la stessa cosa che è successa con il guerriero arabo di oggi. Avrebbe quantomeno una cintura esplosiva. Ah, quanta simpatia. È vero. Ma comunque potevano fare qualcosa di seriamente originale, qualcosa di seriamente bello. Invece sia loro che Arada con Tekken hanno fatto veramente un personaggio troppo stereotipato, che secondo me potevano fare molto più brillantemente. Ma vabbè, insomma, Rashid l'avete visto. Vi faccio vedere Karin, uno dei personaggi più interessanti del gioco, perché ha le mosse a combinazioni complesse. Intanto cioè, proviamo un'altra webcam. Qual è l'altra webcam? Quella che abbiamo provato prima. Ah, si prova. Vediamo. Ok, bellissimo! Yeah. Siamo stilizzati, che bello! È bellissimo! Giochiamo così. Giochiamo così. Karin è uno dei personaggi più fighi del gioco, offensiva al massimo, fortissima, velocissima, fa delle combo combinate veramente belle. Bella sta cosa. Mi piace un sacco, ma è complicata da usare, non è proprio facile, infatti io farò appena. Ma mi piace veramente tanto, perché appunto ha tutti questi scatterelli, questa velocità, che ti portano a fare delle combinazioni di vario tipo quando la utilizzi. E vedete che appunto può legare alle mosse varie cose, tra cui anche questo salto. Se tu schiacci calcio dopo, attacchi varie cose, tra cui questa scivolata. Il suo trigger, tutti gli effetti, ti permette di legare altre mosse a queste cose qua. Questo qui si carica fondamentalmente, e in questa versione potenziata può attaccare varie mosse, quindi scomba come una dannata e è veramente poderosa in attacco. Guardate che razza di pressione riesce a mettere se fai le cose, non vai dall'altra parte, come ho fatto io adesso. Ci chiedono se hanno messo un personaggio italiano. No. L'ha messo in Tekken. In Tekken, che è abbastanza orribile. È orribilante, potevano evitarlo. Noi gli avevamo consigliato Bud Spencer, che ci ha messo un fighetto che fa. No, non è una trap come. Non so se fargli la super. Come si fa la super Italia? Forse così? No, così. Lo so, non mi ricordo. E cosa intendo quando dico combo? Dicono che siamo offline, non mi sembra strano perché qua sta andando avanti.
quindi non siamo più in controllo, però per sicurezza fai un check, ma qua non sta dando neanche un drop frame. Tanto io mentre guardavo lì ho fatto un attacco. Tanto qua che ci sono cerco di guardare la super di Karin, perché qua un manualetto con le mosse dice che non c'è il commandista, ok. No, siamo assolutamente offline, quindi Dorian il problema è tuo. Non sei... Siamo andati offline per 4 secondi strano, perché qua ragazzi non ci segnala nulla di strano. Io ho mancato brutalmente la combo. Boh. Mi piace veramente. Ma è bello che le cose nere si vedono tutte. Mi piace veramente tantissimo Karin, il personaggio della Madonna. È proprio forte e offensiva al massimo. Ed è veramente tanto veloce. È spettacolare. Di dov'è lei? È giapponese. Karin Kanzai, una roba di genere. Wow, questo era il trigger invece di Nash, che quando ti piglia la non c'ha la faccia da giapponese. No, ma pochi personaggi Street Fighter ce l'hanno. Anche Ryu non ha la faccia giapponese, in realtà è giapponesissimo. Comunque sono riuscito a vincere un paio di partite, quindi sto prendendoci un po' la mano. Karin è veramente un bel PC, è uno di quelli che pensavo di poter utilizzare quando esce il gioco. Anche se ti devo dire la verità, mi ispira molto anche Ken, che cercherò di far vedere ora. Ken è molto combo based, ecco una roba strana. Quello che sta, uno di quelli che stanno gestendo fondamentalmente il bilanciamento di Street Fighter 5 è Combo Fiend. Combo Fiend è un ex pro del... No, prima faccio vedere R-Vita, che è uno dei personaggi più forti del gioco. È appunto uno dei propri forti del fighting game community in generale, soprattutto di Marvel vs. Capcom. Mm-hmm. Si occupa del bilanciamento del gioco assieme ad altri, è uno dei producer. Ha detto in un'intervista che fondamentalmente Ken e Ryu non sono molto forti, perché nel gioco non sono a tale particolarmente alto. Uh-huh. Perché sono più dei simboli che dei personaggi molto forti all'interno del gioco, cioè personaggi che userebbero tutti, e quindi hanno cercato di non renderli molto potenti. Effettivamente Ryu non è super e Ken non è super, però se la giocano comunque. Mika, paradossalmente, che è uno dei personaggi più bisfrattati, è uno dei personaggi più forti del gioco. È fortissima, ha dei tool terrificanti per quasi tutto, oltre a un V-trigger di quelli che funzionano veramente bene, dei pochi della Madonna, e in generale fa tutto benissimo. Quindi è veramente un personaggio poderoso, solo che appunto non capisco perché devi rendere poderoso un personaggio che comunque è secondario a livello di storyline, non farlo con due Ken, perché se vuoi evitare che tutti li usino, una cosa che accadeva anche nei vecchi Street Fighter 4, perché se vai in Street Fighter 4 a metà delle persone usano Ken e Ryu. Lei l'hanno censurata, no? Sì, l'hanno censurata. Nella Super non si dà più la porta sul culo. E quella roba lì che avete visto, lei può richiamare Nadesico, che è la sua compagna. Cioè la può richiamare dall'alto, da sinistra e da dietro, per aggiungere mosse alle combo. È davvero un personaggio molto forte. Mi piace un sacco anche lei. Però è una grappler, io non sono un grande amante dei grappler di questo gioco e quindi non la userò alla fine. Però è veramente forte, ha tantissimi metri, guarda che appunto ha anche un bel range delle prese, quindi fa molto male. Quella era una command throw, non è la sua presa base. Anche questa, no, l'ho mancato. Ha anche una presa se sta in basso, quindi comunque ti piglia in quasi ogni occasione. In più ha le culate, e questa ha l'armor, cioè questa mossa qua ha l'armor. Ora ti faccio vedere Nadesico da dietro. L'ho mancato, però normalmente è un'altra bella roba da tenere in conto quando combatti, cioè avere il fatto che lei può arrivare da dove diavolo non te lo aspetti. E ha una bella mobilità, cioè contrariamente a grappler come Sanchez, che se ti pigliano sono cazzi tuoi, ma sono estremamente lenti e difficili da gestire, mica è anche mobile e scomba come una dannata, cioè non è proprio un personaggino da nulla. 2-3. Infatti questo è il personaggio più forte del gioco, giusto? Al momento sì. L'ho ucciso col microfono. Il microfono ha una sorta di armor ed è un potenziamento al danno. Ok. Sui colpi leggeri ha l'armor, non sugli altri. Se ti pigliano male sei fregato. Però... Ma perché cos'è, una cantante? No, è il microfono da wrestler. Cioè lei fa un discorso al pubblico. Più lo fai andare avanti, più le sei potenti al danno. Mi sembrava esagerato. Cioè, una che si chiama Mika e fa la cantante. No, esatto. Però è veramente un potenziamento molto forte. Se te lo lasciano fare sei fregato, perché si è visto che se tu completi il microfono con una presa lo uccidi. È quasi impossibile completarlo prima che ti ammazzi. Adesso la metto tutta in bianco e vediamo se si riesce.
Underground, portate un po'. Penso che prenderò Ken appunto adesso, mi ha fatto vedere quasi tutti. Yes. Si sa meno la sua presenza o meno di Yuri nel roster. È fondamentalmente leakato che Yuri è uno dei sei personaggi che arriveranno l'anno prossimo. Gli altri leakati sono Balrog, Urien, Guile e poi l'altro che era... Sagat. No, Sagat non c'è e neanche Akuma, non il primo anno e non nel gioco base. Né Sagat né Akuma sono nel gioco. Blanca. No, c'è... Ecco, che vi devo far vedere, c'è anche il personaggio brasiliano, appunto, che è Laura. No, Blanca è sostituito da Laura, che è una sorta di combattente di Vale Tudo, mezza grappler, che è una questa specie di scatto che ti porta ad avvicinarti molto rapidamente, ma è a safe, quindi c'è da stare molto attenti. Io so che sono in cattiveria. E una gestione un po' diversa dei cosiddetti attacchi spluche, cioè i Tatsumaki Senpukia, che vedi che appunto questa ombra adesso è ad arco e funzionano molto diversamente se li utilizzi nelle combinazioni. In più il suo vitrine si può anche fare in stato discendente, vero? In che senso? Il Tatsumaki Senpukia Kill, sì, in discesa fai saltare sempre la stessa, no, non ha sempre lo stesso arco, dipende da quale decidi di fare. Questo esempio colpiva dietro. Non dico, ma le mosse sono le stesse? Sì, sì, sì. Mezza luna avanti, mezza luna indietro. Diciamo che hanno, avanti, hanno magari avanti delle funzionalità diverse per certe combinazioni, ma... Ora vi faccio vedere il V-Trigger. Vedete, ecco, mi ha bloccato, ma il V-Trigger di Ken interrompe le normal e permette di attaccare vari colpi, oltre a caricarti con le fiamme, a cambiare le proprietà delle tue mosse, permette di interrompere una combo, partire in scatto e far partire un'altra combo legandola. Quindi per le combinazioni Ken fa dei disastri se lo lasci fare. Non è il personaggio più forte del gioco al momento, di sicuro, ma anche lui ha dei bei tool, più per quanto mi riguarda di Ryu. Nekali è uno di quelli che ne ha meno, secondo me è uno di quelli che gli è uscito peggio. Toglie tantissimo se ti becca, ma non ha grandissima varietà in quello che può fare, sinceramente. La cosa... Ryu e Ken sono sempre uguali, cioè sempre il clone modellato. No, no, sono completamente, cioè, hanno mosse simili, certo, ma sono completamente diverse in realtà da utilizzare. Non so se riesco a pezzarli da super. Fatta. Mamma mia, oh, yeah. Ho una presa una. E ancora. Mancato, peccato. Dovrei voluto far vedere la super di Ken perché toglie veramente un sacco. Aia. Nekali quando si trasforma sono cazzi. Ah, anche lui cambia le proprietà delle mosse e diventa Super Saiyan, tipo. Mi piace tantissimo l'effetto dei suoi capelli, non è... Baldo 1995 ci ricorda il nome di battesimo di Nekali, che è Giancarlo. Giancarlo Nekali. Giancarlo Macalli, sì, assolutamente sì. Quando sarà disponibile la nostra app su Windows Phone, la ragazzi vi abbiamo già detto, non la sviluppiamo noi, quindi non ne abbiamo tristemente idea. Però mi hanno detto che dovrebbe essere questione di settimane. Sì. Provo la coda. Perché abbiamo avuto prima da risolvere i problemi sulle versioni Android. Esatto. Laura che è identica a una nota pornostar, ma proprio identica. Quella che era rasata. Quella che era rasata sui capelli. Sui capelli, esatto. Perché quelle rasate. No, era rasata sarebbero. È identica a una nota pornostar e è chiaramente un personaggio abbastanza sessualizzato. Ma è anche interessante come PG, perché è una sorta di strana grappler, Vale Tudo, insomma. Fa delle cose un po' particolari, lega le mosse alle mosse, è abbastanza mobile, insomma, è strano da usare, è carina. Non ha tantissimi metri, sinceramente, secondo me devo ancora modificarla un pochino. Ha questo strano proiettile che è lentissimo e che puoi sfruttare per confondere l'avversario. No, non possiamo giocare online, no, su questo codice. Perché questo è un codice dev, ragazzi, quindi non è quello della beta. Stiamo giocando su una console. Su una console test, quindi non possiamo giocare online. Chiedono se la famosa pornostar è Christy Mack. Assolutamente sì. Assolutamente lei. Tu non ho mai usato il trigger di Laura, non ho idea neanche di cosa faccia, probabilmente le potenze danno dei colpi. Mi piace molto l'effetto vernice che fanno certi personaggi quando colpiscono, che ha, nel caso di Laura, il colore della bandiera del Brasile, tra l'altro. Che è veramente un tocco non da rimuovere. Ora è un personaggio particolare.
quando colpisci, lei ha il follow up di quella puntata lì. No. C'ha il culo gommato. No. Cioè, gli hanno montato i Pirelli sulle chiappe. Guarda, vedi che c'ha il culo gommato. Com'è che si fa la super di Laura? Così va bene. Proviamo. Magari una presa. No, ok, forse l'ho presa. Presa. Questa è fighissima da vedere. È proprio figa da vedere. La miseria. E spacca tutto ed è una presa. Toglie veramente tantissimo. È veramente spettacolare. Le super sono molto sceniche, fanno veramente un gran spettacolo. Mi piacciono veramente un sacco. Critical Arts si chiamano qua le super, prima che le chiamate super. Però insomma, col fatto che non hai neanche il triplo tasto, perché il triplo tasto è dedicato ai reversal, che sono manovre difensive per cui usi il due trigger, cioè il tre pugni, tre calci, usi il tasto singolo come usavi le super normali, che sono più facili le esecuzioni sul pad. Uh-huh. Come ho detto, questo è un gioco che è pensato principalmente per le console, non più come in passato per altre. Tangent con i 360 sul pad spinta da ridere a farlo, ma proviamo comunque a usarlo. Come ho detto, è molto lento, è molto particolare, mi piace veramente un sacco anche lui, però non è proprio facilissimo da usare perché è uno di quei personaggi che pensi per distinto. È ancora tecnico Spotty, ma è molto più facile a livello di esecuzione rispetto a 4, cioè è molto più accessibile. Arrivato, mi sbaglio sempre uno sul facendo, quindi è sempre lentissimo, ma se ti piglia sono cavolacci poi. Si è andata la presa, sta qua. Presa. Wow, bro, quanto toglie con un file dive. Può prendere anche in aria. Ecco, adesso con l'Ariat, che sono cavolacci, se riesco a prenderla come si deve. No, io non la potrei prendere. È riuscito a pregarmi. Zangief non è facile da gestire. Il 4 era inavvicinabile, meglio così. Allora Spotty chiaramente il 5 lo hanno appunto studiato per renderlo più accessibile, avere più pubblico. Non è una cosa sbagliata, se devo dire la verità, però è chiaro che molti qualcosa di storpisce, non colpisce, è brutalissimo. Questo mi sa che non colpisce, mi fa malissimo. Sì, togli un bel po', ma sì, togli tanto, gli super tolgo veramente tantissimo, infatti vanno a bilanciare. No. No. Ah, ma sei a Wall Street qua. Sì, ma no, questa è la borsa. New York, sono sicuro. Preso. Boom. Adesso non è questo. Cattivi, ragazzi. Dungeon. È cattivo, comunque molto cattivo. Non ha più la roba anti proiettili perché appunto va in armor quando attiva il trigger. È bello cattivo. Infatti sono quelli delle cose combina Snake Eyes. Comunque sì, è la borsa di York, c'è anche il toro dietro, sì. Non ne sono neanche accorto. Vicino alla macchina c'è il toro un po' malandato in questo caso. Questa non è la versione completa del gioco. No, no, assolutamente. Non ha una campagna. Non è neanche una. Ma solo i personaggi, ragazzi. Questa è la cosa che ha. È una versione di test questa. Presa. Boh. Presa. Boh, se riesco a farla su. Presa. Dai, prendila. No, mi ha fermato prima. Peccato perché sarebbe stata molto figa così. Dungeon toglie uno spaccio. Per i personaggi che ti stanno attaccati, uh-huh, è difficilissimo da battere perché non puoi zonarlo con facilità. Ragazzi, tra l'altro ricordiamoci che noi stiamo streamando a 30 fps, quindi fondamentalmente non vedete la velocità del gioco reale. Purtroppo non possiamo farvelo vedere a 60, perché però insomma vi fate un'idea comunque. Non abbiamo i mezzi tecnici per farlo. I personaggi non sono quelli del gioco completo, ne manca uno al momento. 6 ne arriveranno l'anno prossimo, come ho detto, e sono già leccati in realtà.
Riprovo a usare Dashin, comunque l'ho avuto veramente una fortuna prima, sperando di sapere qualcosa in più. Come ho detto, è uno zone che si teletrasporta, confonde, ma è difficile da usare perché è molto lento, molto unsafe. Ha dei mezzi molto forti da vicino a livello di combo, ma non è proprio una passeggiata da utilizzare. Quindi vediamo, insomma, se riusciamo a farci combinarci qualcosa. Io adesso voglio provare un po' tutti, chiaramente, personaggi. Arriva volando, non ci vedo neanche lei. Che ha la barba adesso. Anche Ryu ha un costume con la barba, ma non è comunque anche i giapponesi vedo che si prendono sul serio, c'è uno degli NPC dietro che fa solo in king. Sì. Vabbè, c'è sempre un po' di ridicolume. Assolutamente. Potevano fare qualche easter egg, tipo metterci qualche personaggio tipico di Capcom. C'è? Quello lì è Vigenet. Quello là era Hawk. Ah, il cameriere è Hawk e nel stage di New York, se non sbaglio, c'è Alex. Ok, non mi sono neanche accorto. Scusa, non passa su questo. Adesso faccio vedere il trigger di Dashim, che io penso di vedere prima, ma è molto pericoloso. Chiaramente sono ammazzato con una sfera laser, perché quello di Ryu invece è abbastanza forte, quello di potenza è Fireball. Se stai lì ti prendi danno, quindi devi stare molto attento con Dashim a quello che fai. Vedi che i teleport sono unsafe, ma possono tornare lì, sia per scappare che per andare. È un po' sfigata sta cosa, non si può più fare lo Yoga Fire, quello gigantesco. Lo fai, ma in realtà puoi fare una roba tipo questa, guarda. Ti teletrasporti e lo indietro e lo inganni così. La super sua fa cagare, cioè. Ma non è male in realtà se la usi in modo giusto, mi hai fatto la perdi. La manovra difensiva di Ryu, tutti hanno una manovra difensiva variabile, è la perdi, che è molto sgrabba se la sai usare, però bisogna capire ancora un attimino se hanno limitato il timing e quanto possa parare effettivamente. Adesso userò chi? Dopo quasi tutti quelli nuovi, potrei usare... Potrebbe usare... Vabbè, userò il Dick che ha cambiato molto, non è nuovo, funziona contro... È un certo carattere, il Dick, è un certo carattere. Il gioco stilisticamente è molto bello, graficamente non è così avanzato, ma stilisticamente è veramente molto bello. E mi piace, perché mi volevo far usare i calli. Va bene, poi proviamo anche a fare una bretta contro uno, sì, dovremmo riavviare un po' il gioco, ma ci proviamo, non c'è problema. È cambiato tantissimo il beat, adesso non ha più il Psycho Crusher, ha quella sfera di energia qua, vorrei riuscire a prevedere che sta minando i cavi, e ha sempre il suo pistone, che è la base fondamentale della sua pressione. Il saluto del tenente, quello in cui ti salta sulla testa, ce l'ha ancora. Ha sempre la pressione, la fa sempre col suo pistone mortale. E si teletrasporta quando fa il discount, fondamentalmente col V-Trigger che hanno fatto mosse. Come attivi il V-Trigger? Con i due colpi, pugno forte e calcio forte. Ok. E le super invece devi mettere manuale. Esatto. Quando sono preso in faccia. Il super di cosa mi sembra? La super mi sembra che non sia a carica. Tanto che riguardi gli stereotipi dei vari cose, sono comunque una roba assurda. Sì, farei notare al posto del Cristo le ballerine la coppa del c'è mondo, una coppa sì, del mondo tra le cose. Non si riesco a farli. No, non è così più. No, non mi ricordo niente del Dicta e sto prendendo mazzate di morte, quindi basta.
ditta non ve l'ho completamente fatto vedere perché nei cambi, ho fatto vedere nei cambi in realtà, che mi menava a morte, ma per il resto non sono riuscito a vedere nulla del ditta. D'altronde col pad un charge character si riesce ad arrivare a un certo punto. Prendo nei cambi appunto adesso. E poi proviamo a giocare uno contro l'altro per un pochettino. Come ricordiamo, ragazzi, ci spiace che l'audio non sia super, ma non siamo a casa nostra, oggi siamo altrove. Mikali è fighissimo a livello stilistico, è forse dei personaggi nuovi quello più particolare e figo a livello stilistico. Mm-hmm. Queste specie di rastoni che poi si trasformano in modalità super, super saiyan. Guarda la compenetrazione poligonale, guarda qua. Sì. Della no, catena. No, sì, devono sistemare ancora un po' di robe. Prima se la passava proprio dentro. Attraverso. Certe cose devo proprio ritoccare, assolutamente. Però, insomma, il gioco praticamente c'ha. Mikali ha una roba simile a quella che aveva... può spostare il proiettile, fondamentalmente la sua vischia quel proiettile lì, e può spostarla in base a come la gestisci. È abbastanza fastidiosuccio. E ha quel pistone qua che è la base. Non ha un gran range, magari, dico. Però quando si trasforma sono cazzi acidissimi per tutti. E fa molto molto male. Aia, mi ha preso Verdi. Il V-Trigger di Mikali non scende, quindi lui resta trasformato finché lo trasformi, non era quello proprio che per... Quindi fondamentalmente vale sempre la pena trasformarlo quando possibile. No, pensavo di prenderlo. Si è comprato anche bello lì, appunto. Vediamo un po' le mosse di Mikali. Sto prendendo un pezzo, lo provo, faccio senza. Te cerco? Allora, quelle base le so, ma mi mancano magari quelle extra che ho spermato. Non l'ho proprio mai usato, non mi fa impazzire. Eccole qua. Cioè, mi piace tantissimo stilisticamente, ma... Ah, c'ha una charge move! Ecco cosa c'ha. E mi sa anche una presa, esatto. Ha una combat throw e una charge move. Vediamo la charge move cosa fa. Ah, è un'artigliatona. Però non mi servirà molto. Ha un'artigliatona come charge move e una combat throw. E una doppia super che cambia in base a quando hai il V-Trigger attivato. Si potenzia durante il V-Trigger fondamentalmente e vorrei capire cosa fa di guardia come V-Reversal, che però non ho ancora usato il V-Reversal di nessuno. Ma vabbè. Ok, usciamo dal gioco. Sì. Passiamo un attimo a tutto schermo se possibile perché dobbiamo mettere... Posso fare una cosa? Esatto, ho capito. Mettere la webcam nostra. Yes. Esatto, e metterci a tutto schermo perché dobbiamo... O almeno centralmente bene, non siamo belli, ma dobbiamo uscire, rientrare e mettere il codice per la versione giocabile in due. Sì, giocabile in due, che è scritto qua dietro. Vuoi che te lo detti a voce alta? No, perché se non sarebbe un cazzo quello che abbiamo fatto fino adesso. Allora, ci metterò qualche minutino, no, tu intrattieni il pubblico. Va bene, cosa devo fare? Non so, parla e... Parliamo allora, parliamo di argomenti interessanti. La recensione di Xenoblade. E lì potete leggerla, le mie opinioni sono abbastanza evidenti. E ho scritto la mia, a quanto pare i voti italiani sono i più alti del mondo. Tra i 5 voti italiani più alti del mondo sono 5 italiani. È abbastanza folle questa cosa, non l'ho mai vista. Oggi ho fatto il conto. Allora, la media dei voti mondiali è 84. La media dei voti italiani è, no, contando, il nostro, contando il nostro, è 93. Tieni.
è veramente incredibile, cioè non capisco come sia possibile, ma vabbè. Ci sono due? Sì. Ma dove stava sto cosa? Calmi. Non so, è qua. Spero che non fosse da altre parti. No, era dietro la PlayStation. Era dietro la PlayStation 4, quindi con la ventola è andata. Va bene. Ok, possiamo. Aspetta, che forse è possiamo rimpicciolirci, sì, esatto. Di rimpicciolirci. Oppure semplicemente riattivare la webcam. Hai ragione. Quella laser. Lazeru! Yes. Yes. Posto. Lazeru. No, non capisco davvero cosa si è preso a... La bazzetta di Pompini non me la ricordo più. La recupero, la recupererò. La nostra versione stilizzata. Ah, facciamo più un classico. Un bel Ryu contro Ken. Partiamo con un bel Ryu. Facci piano. Non so neanche quali sono i tasti dei calci. Aspetta un attimo. Calci. Allora, aspetta. Pugno. Calcio, alto, calcio, basta. Okay. Calcio meglio, calcio potente. Alto, pugno alto. Esatto. Questo è pugno basso. E questo, ok, a posto. Aia! No, sto cercando di fare il loop trigger, ma non ci riesco. Questo lo fa, sì. Aspetta, piace. Ok, ora hai le fireball tutte. Oh, le fireball! Esatto, tutto spara a mano velocità per la tua lucidità. Sto premendo assolutamente i tasti a caso, ragazzi. Non sì, era prevedibile. Non, tu non giochi molto il picchiaduro, quindi non vogliate, gioco per niente. Non vogliate animare, ragazzi. Questa ti ho preso però. No, non credo. Speravo che andassi avanti. Ti prendessi il mio Shoryu che mi faccia. Ah! No, sì. Il V-Trigger attivando che fa mangiare. Ah! Oh, Shoryuken! No! Shoryuken! Passa sotto alle bolle lo Shoryuken pompato di Ken. Non so se lo fa anche quello base. Lo zoning in Street Fighter 5 è stato depotenziato tantissimo perché quasi tutti i personaggi hanno modi di andare oltre le fireball. Quindi okay. Puoi fare fondamentalmente un gioco molto più votato all'offensiva di quanto non lo fosse il 4. Perché non c'è Ciccionda? Io volevo Ciccionda. Ciccionda l'hanno tolto. Col fatto che comunque hanno intenzione di far andare avanti 5 anni su gioco potrebbero arrivare veramente tutti, ok? Sì. Però ad esempio il fatto che abbiamo già detto che il primo anno saranno 6 personaggi vuol dire che ce n'è veramente uno ogni 2 mesi, che non è poco per un picchiaduro, ma vuol dire che per avere magari quelli più desiderati ci sarà da aspettare un po'. Secondo me il fatto che Akuma e Sagat siano stati tirati fuori è un modo per tenere fresco il gioco per molto a lungo, perché tipo sul terzo anno mi piazzano Akuma, chiaramente tutti ritornano sul gioco, no? Una cosa di quel tipo qua. Fight! Non salta più sul bordo dello schermo. Sì? Aspetta. Ah sì, capo, stesso. Carina le combo della Chun-Li. Chun-Li è molto carina, però gli hanno tolto una cosa che avevano scoperto dei ragazzi italiani molto forte, che erano gli stomp in testa cancellabili, che era una gran figata, spero anche perché l'hanno levata, sinceramente. Non era né così sgrava né rotteva la persona più grande. Cosa così, adesso ti faccio vedere un po' che... Teleporta. Il V-Trigger di Nash è un teleporto. Ah, porca vacca! Nash si teletrasporta, quindi è molto pericoloso sull'offensiva perché ti si può finire dietro quando meno te lo aspetti. È abbastanza pericoloso offensivamente. In più ha un po' di modi per arrivare in faccia, non proprio sicurissimi, tipo quel calcio lì, ma abbastanza funzionale. Insomma, è un personaggio cattivello se lo usi come si deve. Ah, vaffa! E spara delle fireball molto lente, abbastanza pericoloso. Può fare delle
fighissimo. Non è molto figo, però non può usare, perché appunto su un trigger adotto non è che si carica per 12 minuti, diciamo che inizia uno a match, quando gli va bene. Questo perché non vedo più le cose come si match, un po' perché ne ha meno unità, perché ne ha più la capetta. Vuoi delle mosse in ciulli? No, volevo cambiare, prendere qualcosa che non ho preso, tipo Dalshin. Dalshin è un po' strano da usare, occhio. Userò Dalshin. Sono curioso. Dove sta Dalshin? Che posso dire io le mosse di Dalshin, in realtà, nel proprio modo. Al di là di quelle... Rashid, eccolo qua. Dalshin. Un po' particolare. Userò Rashid. Cos'è lo Yoga Mala? Ah, ok, avanti triplo pugno. Sono questi qua, il triplo pugno di sì. Calcio. Si teletrasporta, ora male quello, però occhio che non si teletrasporta mai, ti mette una. Ma chi se ne frega, pregi, è unsafe. Sono safe io a giocare a Street Fighter. Ti becchi una matita in faccia se ne abusi e tutto quello proprio. Sentratore di quello voto si parla. Di nessun voto, dice nel 2016 tutto quello. No, no, ti intendeva. Che prima stavamo parlando. Guarda che belli proiettili strani che lasci, sparesti tornati di campo. È lentissimo i salti. Sì che è touch. Sì, vabbè. Oh yes! È una mossa completamente. Ma no, lo sto mica facendo a caso, ho capito come farlo. Ma è vero. No. Non mentire, Lorenzo non mentire. Oh cacchio, mi hai preso tornado. E basta questo tornado. Ma dura per un po' il tornado da Shield. È pensato in realtà per confonderti, perché la Shield può fare questi salti strani. Che poi fare un po'. Oh yes. Non mi provo a fare. Adesso non mi è sempre testa. Cosa pensi di fare? Poi faccio il nabbo, il super nabbo. Non so se è safe. No, perché? Perché? No. Oh cazzo, mi sa che ho sbagliato, non la prendo in faccia. No. Vaffanculo. La Shield è abbastanza incredibile, insomma. È molto bello da usare, se solo mi piacesse stilisticamente. È un casino Dalshin. No, è difficile da usare Dalshin, perché non era proprio indicato a prendere, però ci siamo capiti. Il bread and butter, in realtà in questo periodo sto usando un'altra mossa particolare, che è il Capucine and Phantom. Che si usa soltanto in certi casi. Esatto. Il famoso Capucine and Phantom. Torniamo in Brasile dalle ballerine alla Coppa del Mondo gigante. E vai, io mi prendo la signora Zizzelluta. Mica, grazie, mica, io direi che mi prendo Mica. La signorina Zizzelluta. Veramente un personaggio che appunto non potevano fare, Mica. No, secondo me quando l'hanno sviluppato hanno proprio creato due sfere. Ma c'è da un po' Mica, c'è da Street Fighter Alpha, non è un personaggio nuovo, è un ritorno, che era stato anche richiesto abbastanza a gran voce, nessuno si aspettava che fosse così forte. Vai Mica, fammi vedere come sei bravo a fare la giudice di X-Factor. Sto andando a casa, ma dà dei colpi anche lei ogni tanto, sì, oltre a fare delle cose gigante con le tette. È il personaggio più forte del gioco, non ma non riesco a giocarci, non riesco a colpirti neanche una volta. Anche meglio comunque una squadra. Sì, sempre sta cosa. Vabbè, ma due colpi intanto te li faccio, eh! Perché non mi aspetto che sia che tu lo faccia veramente, dai. Rosa, no! Mi ha preso una vescico che ha richiamato poi due trigger completamente a caso, ma... No, l'ho premuto i due tasti, cioè fino a arrivare a premere i due tasti ci arrivo, Fredy, non è che... Però non sapevi cosa facevi. Come no? Chiamava l'amica. Ok, non eri l'amica di mica. L'amica. L'amica.
Questa cosa qua, che se tu salti dietro e il salto di Megatito, se voglio fare. Ok. Aia. Sa fa male. Cosa ti prendo? No, non lo prendo niente. Come si fa a sopravvivere? Sto cercando di fare disperatamente un video. Sì, così. Aia. Sì. Bastardo! Prendi un sacco. Prego. Sta mossa qua mi sa che addirittura si è stagionato, non speravo. Cioè è contrastabile, ma veramente forte. No, vega spada. E non è più, come abbiamo detto, un charge character, è un personaggio normale adesso, quindi molti che magari non lo usavano perché era charge lo prenderanno perché adesso è più facile da utilizzare. Anche se gli sviluppatori hanno detto che se alcuni personaggi non più charge diventano troppo sgravi, li cambiano. Quindi non è detto che nella versione finale Vega sarà, non sarà charge. Prendo l'ora. La torre. E io prendo l'ora e starabia. Se schiacci questi due fai un salto in alto. Fai? Si due qua assieme, ok, fai un balzo in alto, poi schiacciamo ancora un calcio e vai giù con una... E per esplodere come si fa? Esplodere. Basta. Cazzo. Round one. Fight. Yeah! Quanto. La pallina di fuoco di lava che serve solo a confondere le idee e dare fastidio. Però è molto carino, molto consiglio. Vedi cosa fa? Fico, però non posso. Ti arriva dietro e io posso oltrepassarti. Esattamente. È carina sta cosa. Esattamente, cioè tu con Rashid dopo il tornado puoi passare dall'altra parte, quindi confondere l'avversario al quello difensivo facendogli combustare. È molto bello. E basta. Perché lei abbia anche una. Questi due qua assieme era presa base, ma con lei altri comandi, okay. Lei ha delle mosse che sono proprio lì. Laura è carina, Matteo, ma ha pochi mezzi secondo me a livello di varietà d'attacco. Cioè la sua fireball è caruccia, ma è un po' strana e non è troppo facilissima da usare come personaggio. E a livello di offensiva secondo me non è che faccia dei gran numeri. Rashid ad esempio è molto più vario, ma ci sono svariati personaggi nel gioco che si la cavano meglio. C'è un ultimo match. Sì, dai. Fare. È un'ora che siamo in ballo e prendo Cammia. Io prendo Cammia a questo punto. Facciamo una sfida tra bombe finale. Esatto. Andiamo a vedere. Vai cari. Stiamo usando PS4. Sto giocando su PS4, ma del beat su PS4. Adesso lo avvicinati. Stai per un attimo. Vado a rompere le palle! No, ho vinto un round! Yes! Cazzo, yes! È stata dura, ma il round della bandiera te lo sei portato a casa. Non l'hai fatto apposta con testa? No, no, no.
basta, ho proprio giocato male e basta. Aia. No. Aia. Oh, oh. Aia. T'ho preso! Con la super mi hai preso alla grandissima. Oh, male. Quanto cazzo togli? Aia, aia, aia. No! No! No, che sfiga, cacchio! Mamma mia, mamma mia! Sulla super, vabbè. Questa lì è molto bella per avvicinarsi, ma è molto aggressivo. No, cacchio. Bravo Lorenzo, sono riuscito a vincere una partita completamente a caso. Ma va bene così, prima alla fine del live dovrei vincere la partita completamente a caso, completamente a caso. Comunque mi piace un sacco questa telecamera trasparente, la terremo sempre, la terremo spesso. Sì. Molto va più. Bene. E quindi niente ragazzi, questo è Street Fighter 5, mm-hmm. Quindi fondamentalmente il gioco è diventato molto più accessibile, è diventato molto più facile eseguire combinazioni e cose varie, come ho detto non avete visto grandi cose se non andare al computer, perché purtroppo non abbiamo avuto modo di provarlo molto a fondo. Ma i personaggi nuovi sono molto interessanti, i personaggi nuovi sono molto fighi e hanno veramente dei sistemi molto interessanti. Tra l'altro si è riavvicinato secondo me a Killer Instinct, questa cosa del trigger con l'abilità specifica è molto simile a quello che fanno i personaggi di Killer Instinct. È una trovata molto interessante applicata a Street Fighter, il gioco non è proibitivo come Street Fighter 4, ma aspettatevi comunque una community molto forte perché parliamo comunque di Street Fighter, cioè quando passano dal 4 al 5 rimangono forti i giocatori, nel momento in cui l'esecuzione è ancora più facile sono cavoli a mano, però insomma è un gioco dove anche se non siete dei super professionisti potete cavarvela decentemente e con una struttura molto particolare, perché questa cosa dello pseudo free to play dove tu hai i personaggi base ma poi arrivano i personaggi vari è carina, vediamo come la gestiscono, se la gestiscono solo a soldi o la gestiscono come appunto un Dota like, la vedo difficile. Altre domande ragazzi casomai fatele, che le leggiamo al volo prima di chiudere. Ci chiedono è diventato molto più facile fare combo eccetera, dice Cipo V. Sì, è vero, è la verità, cioè la pressione doppia dei tasti, quella che molti usavano in Street Fighter 4 senza senso, sì. Perché se non sbagliavi il timing non usciva un cazzo. Qua è molto più efficace, cioè c'è un video ad esempio di come si chiama? Desk, che fa i combo videos, mm-hmm. Dove fa vedere l'esecuzione e prende proprio per il culo il gioco, perché fondamentalmente fa vedere la combo fatta bene, la combo fatta al contrario, col pad contrario, sì. La combo fatta premendo a caso sui tasti e lì viene la stessa roba. Quindi è molto semplificato, però questo non lo rende un gioco poco complesso, perché comunque ha molte robe avanzate, insomma è un gioco più accessibile, ma neanche troppissimo. Ed è un picchiaduro comunque, come sempre, quindi è un mondo un po' a parte. Poi Sublime Debe X dice, wow, non conoscia ese stage? Hacked Street Fighter 5? No. Es una versión de Avante. Una versión de Avante que tenemos aquí en los... En los las oficinas de Halifax Italia. Hola. Es una dev bill. Una dev bill. Quindi niente ragazzi. Appunto, l'avete visto, speriamo che siate divertiti. Ci scusiamo per l'audio un po' di merda, sì. Ma abbiamo potuto fare questo e poco altro. La replica andrà
avrei brevissimo sito e poi ci scriverai qualcosa su questo codice? Credo che ci farò una preview, ok, farò sicuramente una preview su Clash of Street Fighter 5. Bene. Su uno dei personaggi utilizzati, perché comunque ci abbiamo giocato un po' anche prima e abbiamo avuto modo. E quindi niente, aspettatevi un articolo a breve e speriamo di divertirvi. Ciao, perfetto, a tutti. Ciao!